Jeta Ksarra è una giornalista kosovara di etnia albanese. A 27 anni conduce uno show televisivo dal titolo Life in Kosovo. Il suo primo contatto con il mondo del giornalismo l'ha avuto nel 1999, lavorando come interprete per la BBC durante la prima guerra del Kosovo. I remember that first day. At work, very vivid. Ricordo molto bene il mio primo giorno di lavoro, era il 15 marzo 1999 ed era in corso una battaglia tra esercito serbo e guerriglia kosovara a Drenica. I giornalisti della BBC si recarono nella cittadina perché si trovavano lì vicino per un workshop e chiesero di qualcuno che parlasse inglese. I 10 anni del regime di Milosevic li abbiamo passati in scuole parallele perché i ragazzi albanesi non avevano accesso alle scuole ufficiali. Così colsi immediatamente l'occasione offerta dalla BBC. Il mio primo giorno l'ho passato con un cameraman freelance. Lui si spinse un po' in avanti e tornando indietro mi chiese di controllarmi perché aveva sentito uno spalo. Ma mi chiese di controllarlo. Lui si spinse un po' in avanti e tornando indietro mi chiese di controllarlo perché aveva sentito uno sparo. Aveva un foro all'altezza dello stomaco, ma non si vedeva uscire sangue. Sotto la giacca aveva un pacchetto di sigarette, un portamonete e un telefono cellulare. La pallottola aveva forato il pacchetto, il portamonete, ma si era arrestata sulla batteria del cellulare. Era il mio primo giorno. Avevo solo 18 anni e non raccontai nulla alla mia famiglia. E in questa situazione estrema lei ha scoperto la sua passione per il giornalismo? Interestingly enough, I didn't enter the journalism world because of great love for journalism, but non sono entrata nel mondo del giornalismo come appassionata di giornalismo, ma come attivista, con un odio profondo per la violazione dei diritti umani. Ed è una caratteristica comune ai giornalisti nati nei Balcani. Noi volevamo raccontare affinché il mondo vedesse i crimini terribili di Milosevic. Col tempo ho capito che se volevo diventare una giornalista professionista dovevo lasciare da parte le emotività e parlare con la testa piuttosto che con il cuore. Lei lavora come giornalista, ma è nota anche come attivista per i diritti umani. Come concilia questi due impegni? It is precisely us journalists in the Balkans especially and in Kosovo in particular. Un giornalista che vive nei Balcani e in Kosovo in particolare deve essere attento e consapevole dell'importanza del rispetto dei diritti umani, perché noi giornalisti siamo spesso utilizzati come strumenti di odio e di guerra. La propaganda viene usata durante la guerra e i giornalisti diventano le persone che predicano l'odio. E anche il ruolo dei reporter si piega a servire l'esercito e il regime. Ed è per questo motivo che ho organizzato un team di 30 persone che si occupa di giornalismo, perché anche il sistema educativo non favorisce il pensiero critico e il porsi delle domande. Noi ripartiamo dalla differenza tra cronaca e critica, commento e analisi. Queste cose sono fondamentali perché veniamo da un sistema, quello comunista, dove il messaggio era sempre nascosto nel testo e il lettore deve comprendere tra le righe ciò che il giornalista vuole dire. Oggi noi dobbiamo educare ad un modo totalmente nuovo di pensare in Kosovo. Ha paura delle conseguenze del suo lavoro? Solo gli stupidi non hanno paura. Durante la guerra c'era un'atmosfera completamente differente perché eri di fronte ad una violenza reale, ma durante un periodo di pace la situazione è realmente più ingannevole perché non sai da dove può venire la minaccia. Anche quando discutiamo di educazione e di economia riceviamo molte chiamate, persone che provano a fermare il tuo lavoro. Quando iniziai il mio programma Life in Kosovo, erano molti a dire tu non potrai più avere una tua trasmissione perché nessuno verrà più come ospite. Tu provochi troppo, tu sfidi gli ospiti, tu dai informazioni scomode. Nessuno verrà più alla tua trasmissione. Lo hanno detto dopo il primo, il secondo, il terzo show, ma con l'ostinazione sono riuscita a festeggiare le 100 puntate 2 mesi fa. 100th episode of my program 2 months ago.